Cristo è risorto, alleluia! Veramente risorto, alleluia! Alleluia. Buona domenica e buona Pasqua! Fra Antonio, bentornato! Siamo ben trovata, Anna Maria carissima, a dopo te. Questi due giorni, di queste due domeniche di pausa, di passione per te, di pausa tra virgolette, perché sì, insomma abbiamo avuto altri appuntamenti, altri impegni. Io l'ho detto, comunque ho avvisato tutti, Fra Antonio è impegnato, ma ritornerà per l'ultima puntata, sì, perché per... così ha promesso, sì, sei mantenuto le promesse. Concludiamo questo cammino che abbiamo fatto insieme, con la sua somiglianza, con Anna Maria, con tutti gli altri, e sarà una puntata anche, insomma, proprio perché l'ultima... ricca anche, penso, di sorprese, di presenze. Sì, a parte quella che c'è nell'uovo di Pasqua, che oggi i bimbi apriranno a casa. Penso e chissà che non lo apriremo anche noi, perché è giusto che lo apriamo anche noi, l'uovo di Pasqua. Va bene, io me l'aspetto. Però vado avanti. Bellissima giornata questa da vivere insieme, vi facciamo compagnia. Bellissima giornata anche perché è l'ultima, un po' siamo stanchi, abbiamo bisogno di riposarci. Anche perché stanotte abbiamo fatto tardi. Eh sì, con la veglia, sicuramente anche tanti da casa, ma potete rivederla poi su YouTube una volta caricata. Allora, io che dire, non voglio subito ringraziare nessuno, lo facciamo alla fine, perché insomma i nostri amici sono tornati a trovarci tutti puntuali, anche perché non mancavi solo tu nelle puntate precedenti, è mancato anche qualcun altro, forzatamente, poverini, la disponibilità l'hanno data sempre. E quindi vogliamo cominciare questa bellissima giornata per festeggiare la Pasqua con una preghiera, quella di Sant'Agostino. Signore mio Dio, unica mia speranza, fa che stanco non smetta di cercarti, ma cerchi il tuo volto sempre con ardore. Dammi la forza di cercare, tu che ti sei fatto incontrare, e mi hai dato la speranza di sempre più incontrarti. Davanti a te sta la mia forza e la mia debolezza. Conserva quella, guarisci questa. Davanti a te sta la mia scienza e la mia ignoranza. Dove mi hai aperto, accoglimi al mio entrare. Dove mi hai chiuso, aprimi quando busso. Fa che mi ricordi di te, che intenda te, che ami te. Amen. Molto bella questa preghiera di Sant'Agostino, il titolo è Cercarti, e noi bellissimo. Continueremo a cercarti. Si è fatto già trovare in un certo senso Gesù, eh? Sì, beh, insomma, il risorto ci ha mostrato il suo volto lucente, radioso, dopo il volto della passione, è proprio quello che dicevamo durante il periodo della Quaresima, noi nella trasfigurazione abbiamo già anticipato quello che era la gioia e la luce e il candore della Pasqua. Senti Fra Antonio, visto che il titolo di questo programma è a sua somiglianza, facciamo un po' riferimento in questa giornata soprattutto a questo titolo che abbiamo voluto intensamente, profondamente tutti e due. L'immagine del grano, questo sole che splende su questo campo. Oggi tutto trova un assetto, perché è ovvio che il grano è il simbolo sì del pane, ma anche della rinascita. Infatti in quelli che una volta venivano chiamati i sepolcri, che adesso si chiamano altari della riposizione, che tutti siamo andati a visitare, davanti a cui tutti abbiamo pregato, davanti, perché lì c'era Gesù nell'altare della riposizione, dove venivano messi questi vasettini col grano bianco, che poi ovviamente era il simbolo della vita nuova, del seme che è gettato nella terra, muore e poi porta frutto, quindi il grano. Abbiamo detto molte volte che noi dobbiamo essere immagine, dobbiamo essere somiglianza sempre più nel mondo di questo grano per essere pane spezzato, e la Pasqua è proprio il giorno in cui i cristiani, appunto nel loro annuncio, perché inizialmente i cristiani quello dicevano, nell'annunciare il famoso kerygma, che cosa annunciavano? Annunciavano Cristo morto e risorto. Questo noi vi annunciamo, quello che abbiamo veduto, quello che abbiamo ascoltato, quello di cui siamo stati testimoni oculari, i discepoli, gli apostoli, le donne specialmente, perché le donne sì, abbiamo ascoltato, quindi siete voi quelle che hanno dato, insomma,
l'effervescenza. Ci ha visto bene, ecco, Gesù, eh? Sì, mi che affidare il messaggio subito all'inizio alle donne. Allora, puntata dopo puntata abbiamo cercato di somigliargli sempre di più fino ad arrivare a questo giorno, ma dobbiamo continuare e cercare quindi di avvicinarci sempre di più al suo volto. Adesso dovrebbe essere pronto in collegamento con noi, come sempre da Cerignola, Fra Massimiliano Scolozzi, mm-hmm, con i padri della Chiesa, lui che ci ha accompagnato durante questa Quaresima, e dovrebbe essere pronto. Se la regia mi dà qualche segnale, qualche cenno, perché non lo vedo. Non si vede. Fra Massimiliano, ci senti? Fra Massimiliano? Anna Maria? Ehi, sì, dove sei? La voce si sente, sentiamo, ma non lo vediamo. Non vediamo. Sì, certamente mi sentite, non mi vedete, perché io sto qui fuori e voi non state ancora aprendo la porta per accogliermi. Scusa, fuori dove? Fuori dove? Fuori dallo studio. Porta. Un momento, cioè, questo è il bello della diretta. Ma dovrebbe qui. Essere ma... No, ma questa è da caramba, che sorpresa! Pace e bene. E ci vorrebbe la famosa... Finalmente. Finalmente ci vediamo. Eccomi, no. Eccomi. Pace e bene, pace e bene. Di buona pace. Un bacione a tutti voi che ci seguite da casa. Posso? Sì, 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 sì. Il grano, sorpresa. Il grano, il monitor, la rete, è tutto come quando pure vi seguivo da casa, perché poi dopo il collegamento fedelmente mi sedevo e anch'io facevo parte degli spettatori. Io mi sono emozionata. Cominciamo bellissimo, bene. Bellissimo, cominciamo bellissimo. Bene. Manca solo la musichetta. Zoom, parapa, zoom, Allora, non è sbucato dagli schermi, è ma venuto è entrato, qui direttamente, sempre. Direttamente, perché... Fra Antonio ti prego, la prego. No, ma non no, sono degno. No. Grazie. Che gioia, ma la che gioia è tutta mia. È saluto, posso? Fossi, buona Pasqua a tutti, tanti auguri, Cristo è risorto. Veramente risorto. Amen, alleluia. Eccoci. Allora, ti spiego, tu adesso sì, è come se fossi entrato nelle case dei nostri amici. Degli italiani e di tutti coloro che ci seguono. Sì. Tutti i devoti di Padre amici, Pio. Quindi... perché i nemici forse non ci guardano. E non fa niente, però... noi registriamo per tutti, amici e nemici. Allora, Signore, si apre sui giusti e sugli ingiusti. E quindi noi ci siamo. Insomma, questa bella sorpresa, sì, pure ad andare a spasso con i padri della Chiesa. Allora, ti sei messo in cammino e sei arrivato, sì, fino a San e siamo Giovanni arrivati Rotondo. A San Giovanni Rotondo, ah, perché ecco, oggi mi è venuto a trovare a Cerignola San Massimo da Torino, ah, e quindi strada facendo ci siamo trovati a San Giovanni Rotondo e quindi ho detto: a questo punto vado direttamente con la mia agenda a spasso con i padri della Chiesa e dico direttamente ciò che mi ha raccontato San Massimo strada facendo. Vai, se te lo ricordi, sì, ma ce sì, l'hai sì, ma io ho preso degli appunti, quindi... Questo libro sembrava più grande in onda. Ah, sembrava, sai, più grande? Sì, no, no, piccolo, è un formato tascabile, mm-hmm, a spasso con i padri della Chiesa, con le orme, quindi le orme grandi del padre della Chiesa che accompagna noi cristiani per le vie del Vangelo. Che meraviglia, vai! Eccoci! Okay. E allora San Massimo da Torino nei suoi sermoni dice questo in occasione di questo giorno stupendo e glorioso. In questo santo giorno tutti dobbiamo esultare, nessuno si sottragga alla comune letizia per il rimorso dei peccati. Per quanto sia peccatore in questo giorno, non devi disperare dell'indulgenza, perché se un ladrone ha meritato il paradiso, un cristiano non meriterebbe il perdono. In questa giornata San Massimo da Torino diceva proprio la festa del perdono. Cristo che perdona il ladrone sulla croce, e quindi che perdona e accoglie tutti noi cristiani. E quindi il giorno dell'esultanza, della gioia, della misericordia che avvolge e inonda i nostri cuori. Che meraviglia! Bellissimo! Dai, molto, molto sono bella. Contentissima per questa sorpresa che Fra Massimiliano ci ha fatto. Sì, e ci farà, penso, compagnia, visto che ti trovi. Ah, posso fermarmi? Come no? Al solito c'è un conduttore con due vallette, e abbiamo c'è una la conduttrice, ce l'abbiamo. Con due, e quindi fate finta di non aver sentito questa cosa. Beh, ecco. Insomma, hanno potuto vedere i nostri amici da casa che la gioia è grande, perché tanta, Pasqua, perché siamo tutti insieme, perché è l'ultima puntata di A Sua Somiglianza, perché questa sorpresa insomma ci ha fatto enormemente piacere. E però io vi devo interrompere un attimo, sì, perché tu non eri in collegamento, ma poverino sta aspettando lì con Don Michele Nasuti, il mio collega Nicola Morcavallo a Manfredonia, per chiudere anche lui con questo ciclo. Esperto di Terra Santa Don Michele, benvenuti e buona Pasqua a tutti e due.
Buona domenica, buona Pasqua Anna Maria, buona Pasqua Fra Antonio, e con questo grido di gioia quest'oggi vogliamo salutare Don Michele Nasuti qui da Manfredonia per vivere insieme questo nostro ultimo per il momento appuntamento. Grazie ancora a tutti e buon ascolto e soprattutto buona Pasqua. Resurrexit, sicut dixit, alleluia, è la parola che attraversa questa notte, notte già celebrata, la notte di Pasqua, la notte della liberazione, la notte della realizzazione dei sogni dell'umanità. Cristo è risorto, non cercate fra i morti colui che è vivo. La storia della salvezza, la storia umana, la storia universale trova significato solo nella risurrezione. Ma la risurrezione di Gesù sarebbe, scusate le parole, ben poca cosa se fosse solo la sua risurrezione. San Paolo nel capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi esprime bene il Vangelo, tutto il Vangelo. Se Cristo è risorto come primizia di coloro che sono morti. Non è risorto solo Gesù, non è la festa di Gesù che ha tanto sofferto e poi il Padre lo ha risuscitato. È la festa di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino, di ogni bambina, di ogni sofferente, perché la storia acquista significato solo se Cristo è risorto. Primizia, sono le parole di Paolo, di coloro che sono morti. Una storia senza risurrezione, scusate, è una buffonata. È una presa in giro, è la gioia, è la verità, è la solidità del cristianesimo, è tutta qui, in questa frase che abbiamo nominato all'inizio. Resurrexit, sicut dixit. E in questa chiesa, purtroppo, ho deciso io, ho voluto i 12 apostoli, perché la qualifica dei 12 apostoli è una sola: testimoni della risurrezione. Questa testimonianza viene celebrata di domenica, in tutto il mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. Buona Pasqua. Buona Pasqua a Don Michele, con questo bellissimo augurio di essere tutti testimoni vi restituiamo la linea. Ancora auguri a tutti, buona Pasqua. E noi ce la riprendiamo la Grazie. Linea, con gioia buona Pasqua, ancora buona Pasqua. Bellissimi questi interventi che abbiamo avuto da Manfredonia ogni settimana, non so se tutte le sei viste tutte le puntate. Tutte no, perché essendo normale. Inserito in una parrocchia, però quando potevo andavo direttamente e quindi vi controllavo, Bravo. Vi seguivo. Dal buon esempio. Certo, ci mancherebbe. Allora, adesso, non so se lo sai, ci dobbiamo fermare per un po', vero Frantonio? Sì, per alcuni minuti di pubblicità. Spot pubblicità? Sì. Ah, che bello. Poco, restate con noi. Ed eccoci qua, siamo tornati nuovamente in diretta. In questa per domenica chi, di Pasqua. Fra Antonio, diciamolo, per chi avesse perso la prima parte, qui si moltiplicano i frati. E quindi alla fine non si sa quanti ne saranno, insomma. se arriveranno altri. Un'invasione. Tutta la comunità arriverà. Proprio. Poi Fra Antonio, con la sua grande generosità, ha ceduto lo sgabello a Fra Massimiliano, che ci ha fatto la sorpresa, quindi si è presentato qui con i padri della Chiesa. Con i padri della Chiesa al completo, che ci hanno accompagnato in questo periodo quaresimale e quindi ci hanno fatto anche assaporare i Vangeli domenicali. Bello, secondo vari aspetti. Sì, abbiamo... sì, secondo vari aspetti, giusto. Bellissimo. Allora, noi abbiamo comunque un iter da seguire fra Massimiliano. Fra Antonio è sempre impreparato ogni domenica. Io invece ho la cartellina e la sto seguendo. Mi allora, adeguo. Fra Antonio, chissà chi c'è adesso. Io qualche sentore ce l'ho. Abbiamo il nostro incursore, stavolta lo dico io. Uh-huh. Abbiamo il nostro incursore, il nostro carissimo padre Ernesto Della Corte, che noi ben conosciamo. Come no, sì. Con Fra Massimiliano l'abbiamo, come dire... Il percorso è lo stesso, quindi lo sappiamo. 10 anni, ormai di cammino insieme. Con 18 puntate abbiamo saputo tutto. Sì. Fra Antonio ci ha raccontato tutto, anche in retroscena. Eccolo, lo vedo già pronto. Padre Ernesto, buona domenica, benvenuto, buona Pasqua.
Buona Pasqua, cara Anna Maria, caro Fra Antonio, visto che fate l'ultima puntata, spero che sia un compimento per voi, proprio nel giorno di Pasqua. E proprio in questo giorno noi siamo messi davanti a un personaggio meraviglioso. Vorrei sottolineare Maria Maddalena, che il quarto Vangelo definisce l'angelosa, colei che apporta il lieto annuncio: Cristo è risorto, non è tra i morti. E lei, come dicono i padri, è l'apostola degli apostoli. Diciamolo forte, questa donna è l'apostola degli apostoli. Le donne hanno seguito Gesù sempre, non l'hanno mai tradito. Sono ancora oggi al sepolcro insieme a Maria Maddalena per fare esperienza nell'amore, che l'amore è più forte della morte, che Cristo è risorto e che manda proprio queste donne ad annunciare al mondo la notizia più bella. La Pasqua diventa il cuore di tutto il mistero cristiano. Possa oggi davvero, è il mio augurio, la donna nella Chiesa ricevere questa grande dignità che ci ha avuto anche Maria Maddalena. Possano le donne nella Chiesa dare il loro contributo, perché oggi questa pagina ci ricorda che la donna ha un cuore grande, è madre, è sorella, è generatrice, è lei che ha portato il grande annuncio. E Gesù ha voluto che questa donna, insieme alle sue compagne, ci portasse questo grande annuncio. Cristo è risorto, il Padre lo ha resuscitato, è stata vinta la morte, è stata vinta la croce, è la vittoria della vita. La vita è più forte, ha trionfato su tutto. E questo è l'annuncio pasquale che è il cuore di tutta la nostra fede. Grazie Padre Ernesto, grazie per queste tue parole oggi, grazie per aver partecipato, anche se in tempi brevissimi, da sua somiglianza, grazie di cuore da parte di tutti quelli che ci seguono ogni domenica, non soltanto in conversazioni bibliche. Grazie a voi e buon lavoro per il futuro, ci ritroveremo certamente. Chissà, chissà, grazie a te Padre Ernesto. Buona Pasqua della settimana, anzi buona Pasqua oggi. Grazie anche a te Padre Ernesto. Oggi, grazie. Buona Pasqua annuale proprio. Sì, oggi sì. Non si sbaglia. Lui ce lo fa dire Pasqua, ogni domenica, sì, buona Pasqua della settimana. Della domenica. Certo, la domenica. Allora, che ne dite, biblista Padre Ernesto? Voi insomma... E noi siamo siete freschi di studio. Sì, freschi di studio e quindi non vi mancano le nozioni giuste. Le nozioni, certo, certo, è rimasto qualcosa. Ma infatti sì, qualcosa è rimasto ancora. Vuole essere rassicurato. Sì, è rimasto. È rimasto, ma infatti certo. Complottavamo un po', se ci hai visto, perché parlando della Maddalena, insomma, con i nostri insegnanti spesso abbiamo letto diciamo queste pagine dove erano le donne le principali evangelizzatrici, coloro che portavano... E ricordavamo appunto la Samaritana, al pozzo, la Samaritana dopo che viene incontrata dal Signore, immediatamente corre. Si fa subito annunciatrice. Sì, beh, le donne dice, insomma hanno avuto un bel ruolo. La Maddalena, alla fine ovviamente per eccellenza, la Madonna, madre, la Madre di Dio. Immagine della Chiesa, sposa ed evangelizzatrice. Che cammina, che corre, che va ad annunciare la bella notizia. E noi oggi la bella notizia la vorremmo gridare anche fuori da questi studi, sicuramente anche a casa ci sarà festa, tutti intorno ad una tavola. Fermento, gioia. Sì. E vabbè. Chi si sta alzando da poco ancora dopo le feste di questa notte. Qualcuno sì, forse si è fatto un po' tardi, però noi siamo qui e vi facciamo compagnia. Poi un po' questo, no, lo scopo di questo programma, di A Sua Somiglianza. Pochi giorni fa è venuto a mancare una figura, un personaggio molto conosciuto dalla gente, Fabrizio Frizzi. Sì. Si metteva in evidenza proprio il fatto che con il suo garbo, con la sua gentilezza, con la sua simpatia, faceva compagnia a tante persone a casa. Cioè, questo poi è un po' la vocazione di chi fa questo mestiere, no? Certo. Sapere che di là c'è qualcuno che ha bisogno di compagnia, ha bisogno anche di incontrare, di portare un sorriso, portare la bella notizia, insomma. Fare proprio compagnia, è quello che abbiamo sperimentato noi sempre, da casa. È vero. Certo. Allora, vediamo un po', perché frugando sempre nella rete, lo abbiamo detto all'inizio quando l'abbiamo conosciuto, abbiamo scoperto questo blogger fra Massimiliano, evangelizzatore, Piero Infante, giovanissimo, che ci dà la sua visione della Pasqua, ma ovviamente sempre rifacendosi alla Sacra Scrittura. Shalom a tutti! Shalom. Buona Pasqua, Cristo è risorto! Vorrei soffermarmi sulla tomba vuota, perché è lì che ci giochiamo tutto. Cosa vuol dire resurrezione prima di Cristo? Gesù la preannuncia ai suoi discepoli, ma non capiscono. Per capire cos'è la resurrezione, dobbiamo entrarci dentro,
dobbiamo viverla. Siamo chiamati alla resurrezione. Ma una tomba vuota non vuol dire risorto, vuol dire cadavere trafugato. La ragione umana si blocca, dobbiamo entrare nella fede, dobbiamo vedere sotto una luce diversa. Maria di Magdala va al sepolcro quando è ancora buio. Tipica espressione giovannea che sta a indicare che la luce della resurrezione della fede ancora non aveva aperto gli occhi, ancora non aveva dissipato il dubbio, l'incertezza. Infatti viene usato il verbo greco blepei, che è un vedere, ma un vedere puramente fisico, un vedere che non va oltre il nostro naso. Siamo tutti Maria di Magdala, tutti brancoliamo nel buio, alla ricerca di questa luce, dei segni del risorto. C'è una tomba vuota, c'è una lastra di marmo scaraventata. Qui viene usato un verbo al passivo, che indica un'azione divina avvenuta in un antico passato, ma le cui ripercussioni arrivano fino ad oggi. Un intervento divino così potente che attraversa il tempo. Quella pietra non è semplicemente stata scaraventata. Il sepolcro è perennemente aperto. È aperto per me, è aperto per te. La morte non ha più alcun potere. Storicamente i cimiteri venivano costruiti fuori le città perché l'uomo temeva la morte. Ogni paura umana è riconducibile alla morte, ma questa non ha più alcun potere. La morte è sconfitta. Quando un caro muore, si mette una bella lapide di marmo, una pietra, e si pone fine a ogni velleità. Ma che succede se Dio distrugge questa pietra? Vuol dire che l'ultima parola sulla tua vita non ce l'ha più la morte, ma l'ultima parola è vita e grida resurrezione. Tu puoi risorgere nelle tue morti esistenziali, nelle tue morti spirituali, sei chiamato alla vita, non si muore più. Questa è la Pasqua, la vita che sgorga dal suo contrario. Nelle difficoltà esistenziali, quando pensi che non c'è più nulla da fare, ricordati che l'ultima parola è vita. Tu sei chiamato alla resurrezione, perché Cristo è per sempre risorto. Amen. E shalom. Buona Pasqua anche a Piero Infante. Bello. Tu lo conosci il suo blog Cristianamente? Sì, sì, ne ho sentito parlare. Molto bravo. Queste parole belle, convincenti, la vita, la risurrezione. La gioia. Bravo, bravo veramente. E infatti è stata, diciamo, la sorpresa di A Sua Somiglianza, che ringraziamo ancora una volta per averci fatto compagnia, per aver arricchito le nostre puntate, come tanti altri, Frantonio. Ed è ciò che vogliamo dire anche a tutti, quello che ha detto, insomma, Piero, mm-hmm. È bellissimo, perché, insomma, alla fine dei conti è proprio il messaggio della Pasqua. La morte o la disgrazia o il lutto, o i momenti bui non hanno l'ultima parola. Ma l'ultima parola è della vita, l'ultima parola è della gioia, l'ultima parola è della risurrezione. Come diceva noi spesso, ce lo dovevamo dire, Don Torino Bello, la croce è solo una collocazione provvisoria e più di 3 ore sulla croce non si può stare. Che bello! Poi sì, c'è un'altra ancora che di più scuro della mezzanotte non esiste, ma questo non c'entra niente. Ma no, si collega ma non c'è, perché poi si va verso la luce per forza. Sono momentaneamente assente sulla croce. Sì. Infatti, faceva riferimento anche alle morti personali, quindi le situazioni di peccato, quelle situazioni che a volte ci portano allo scoraggiamento. Invece con Cristo risorto, tutti possiamo dire, per me c'è una pagina nuova da scrivere, per me c'è una nuova strada da percorrere, nulla è finito. E quindi proprio questo messaggio di incoraggiamento, molto molto bello, bello. Io sono sempre più convinta che diverse versioni del Vangelo, della Pasqua, delle feste, della nostra fede fanno sempre bene, insomma, ci arricchiscono, sì. Perché tu la dici in un modo, Frantonio la dice in un'altra, i nostri ospiti, amici la dicono in un altro modo ancora, quindi non è ripetitivo, assolutamente, ci fa piacere anche per questo avere tanta gente qui in A Sua Somiglianza. Potete dire anche la vostra durante questa breve pausa, perché poi ritorniamo con il caffè, quello di Paolo Pugni. E
E bentornati con noi in studio in questa bellissima domenica di Pasqua, fra Antonio, fra Massimiliano. Eccomi. Ancora tanti auguri a chi si è collegato in questo momento. Ovviamente noi entriamo sempre, come diciamo, insomma, nelle case delle persone. Ah, bellissima, e iniziamo, bellissima domenica di Pasqua, ecco, complimenti. Ecco la nostra Anna Maria Salvesi, la nostra presentatrice. Complimenti a tutti e due, è uno spasso. Facevamo le prove per... Sì, vabbè. Qua approfittano, io sono un attimo uscita fuori da questo studio. Si è andata a prendere un caffè. L'ho ordinato. Per tre. L'ho ordinato per tre. Grazie. Anche se lui li aveva preparati per due, però insomma questi sono per tutti questi caffè. Ma questa è la sorpresa, insomma, il bello della diretta. Proprio, il bello della diretta. Una sorpresa per tutti. E Paolo Pugni fa questi caffè che invitano alla riflessione. Pensate, si è spostato al santuario del Divino Amore. Lì proprio si respira la misericordia. Bellissimo. Da tutte le parti. Eccolo qua. Benvenuto Paolo. Buongiorno, buon caffè e buona Pasqua. Tantissimi auguri per Antonio, Anna Maria e tutti quanti. Nel mio peregrinare per l'Italia sono arrivato a Roma al santuario del Divino Amore. E sarà capitato anche a voi, no, non di avere una musica in testa, sarà capitato anche a voi di rimbalzare su una parola, su un termine, su un significato, così non capirlo, scivolargli sopra, non afferrarlo, farlo diventare talmente sdrucito da perderne completamente la profondità. E deve essere successo qualcosa del genere, deve essere successo qualcosa di simile, l'abitudine, il disuso a volte di un termine, per farci dimenticare completamente che cosa voglia dire misericordia, per arrivare a questa situazione in cui abbiamo preso la verità e l'abbiamo picchiata forte, duro sugli altri, pensando che questo li ammorbidisse a tal punto da poterli poi amare, senza aver capito che in realtà è esattamente il contrario che bisogna fare. Partire cioè dall'amore, dal dolore degli altri, dalla comprensione, per poter andare lontano. E sì che ci veniva detto in tutti i modi possibili e immaginabili, prendiamo questo luogo dove mi trovo adesso, il santuario del Divino Amore. Divino Amore? Tutto è amore. Se cercate la parola amore, la parola misericordia nelle Sacre Scritture, la trovate dentro ogni virgola, prima di ogni punto, in ogni singola frase, in ogni singolo sospiro c'è questo. Amore io voglio, non sacrifici. Eppure non l'abbiamo proprio capito. E allora oggi, alla fine della Quaresima, all'inizio del periodo più bello dell'anno liturgico, quello della Pasqua, questa Pasqua che non finisce mai, che dura tantissimo, forse questo è il proposito che dobbiamo recuperare e riprendere, ritrovare il senso di questa parola, che dobbiamo calare nelle viscere di ogni singolo giorno, di ogni singolo istante, di ogni singolo incontro, perché è lì che siamo chiamati a dare testimonianza e a incontrare il Signore, così come l'hanno incontrato coloro che l'hanno ritrovato risorto. Possiamo incontrarlo solo lì. E io non posso che ringraziarvi per la compagnia che mi avete fatto in questi mesi, per la dolcezza con cui mi siete stati vicini, e spero di avere contribuito con questi piccoli caffè a svegliare un po' tutti noi, me per primo ovviamente, perché poi realizzarli mi ha aiutato molto a riflettere, a ragionare e a interiorizzare, e quindi a provare a fare, perché poi la strada è faticosa. Ringrazio Fra Antonio, ringrazio Anna Maria, ringrazio tutti per avermi stimolato di continuo e avermi invitato a mettere in pratica quello che provavo a raccontare qui. Vi auguro quindi una bellissima primavera, una splendida estate, e speriamo di rivederci l'anno prossimo. Un saluto a tutti, buon caffè. Per forza, grazie Paolo. Bellissimo. Io comincio a piangere in questa puntata. No, se no, si piangeva l'altro giorno. Ma io non ce l'ho. Non si piange, venerdì. Non si piange, anzi. Ci strappa il libretto degli esami. Se diciamo che il venerdì santo si piange, non si piange. Dopo ecco. Che c'è la Pasqua, insomma, ecco, voglio vedere. No, non sia mai. Facciamo queste cose. Sono lacrime di commozione, no? Esatto. Anche le lacrime che vengono a me quando tutti salutano Fra Antonio. Non salutano Fra Massimo, ma perché non lo sanno che ci sei anche tu? Questo volevo
sottolinearlo, perché non lo sanno, giustamente, poi magari il collegamento va subito. E quindi Paolo Pugni ce li manda in anticipo i suoi caffè, quindi era proprio impossibile prevedere questa cosa. Gli altri ovviamente non hanno il ritorno e quindi non avendo sanno della tua il collegamento, presenza. Sono caffè da asporto. Va bene, Frantonio ha detto la sua battuta oggi, speriamo sia finita, perché adesso era ogni domenica, quindi settimanale, sì, puntuale. Pensavo di essere io al massimo, invece non sono nulla in confronto a Frantonio. Adesso che cosa c'è, Frantonio? No, io volevamo domandarti, è domenica come sempre, abbiamo un appuntamento con il nostro avvocato, ma ovviamente proprio perché abbiamo l'appuntamento con il nostro avvocato, noi sappiamo che è un avvocato un po', tra virgolette, bravissimo, ma sui generis, perché lui colora sempre la pagina del Vangelo con un riflettore particolare, con una luce particolare, che sono le favole. A te piacciono le favole? Sì, come no. Qual è la tua favola preferita? Un po' tutte. Tutte come una proprio che ti piace assai. Biancaneve. Ah, hai letto il copione? No. E a Fra Massimiliano? Anche io l'imbarazzo della scelta. Le favole hanno accompagnato un po' la nostra fanciullezza, adolescenza. Però mi rimane sempre in mente e nel cuore Peter Pan. Quella non ce l'abbiamo, ci manca. Quindi dobbiamo suggerirlo all'avvocato. Io gli suggerirei La spada nella roccia, che è tanto bella, insomma, a me piace molto. Sì, c'è anche un bel significato nascosto. Però oggi ci fermiamo con Biancaneve. Hai vinto tu, quindi. Ecco, sono proprio Biancaneve oggi. Tra i due nani. Tra i due nani, insomma, non tanto nani. È meglio che non ci alziamo. Che stiano seduti, ecco, va bene così. E Lucio Bongiovanni, storia di giustizia, perché noi vogliamo anche soffermarci sulle favole, lo abbiamo fatto anche nelle scorse puntate, ma sentiamo Lucio cosa dice. La famosissima fiaba di Biancaneve segue lo stesso schema narrativo della Bella Addormentata nel bosco, il medesimo canovaccio. Ma la violenza che sprigiona è addirittura maggiore, lo squarcio che apre sull'animo umano è ancor più desolante. Si rimane basiti sin dalla prima pagina. Bimbi di tutto il mondo, siete avvertiti, nulla vi viene nascosto, si gioca a carte scoperte. L'inizio della storia presenta una regina, bellissima e potente, che viene a scoprire casualmente che nel regno c'è una ragazzotta più bella di lei. Diciamo subito che si tratta di una povera mentecatta, vestita di stracci, del tutto inconsapevole della sua bellezza e che trascorre le sue inutili giornate fischiettando con gli uccelletti. Per di più, la giovane vive all'interno del castello della regina, che può quindi controllare i movimenti sconclusionati della ragazza. Nessun pericolo, dunque. Eppure, la regina chiama il cacciatore perché uccida Biancaneve e le consegni il suo cuore. Siamo ancora alla prima pagina del racconto, che ve ne pare. È uno degli incipit più cruenti e agghiaccianti della letteratura mondiale, non c'è che dire. La deficiente riesce a salvarsi, in modo del tutto inconsapevole ovviamente, e finisce per fare le pulizie a una compagnia di minatori nani che vivono nascosti in mezzo al bosco. Tutto risolto, si dirà, la ragazzotta si è neutralizzata da se stessa e la regina può vivere tranquilla. Nemmeno per sogno, venuta a conoscenza per caso di quell'eremo di disadattati, la regina non si dà pace e si traveste da strega per avvelenare Biancaneve. Farà una brutta fine, come tutti sanno. Ebbene, se il motore che innesca il racconto della Bella Addormentata nel bosco consiste nel mancato invito a una festa, il motore della narrazione di Biancaneve è il mero odio esistenziale, invidia allo stato puro. La regina odia forsennatamente una ragazza che non soltanto non le ha fatto nulla di male, ma che non è assolutamente in condizioni di insidiarla sotto alcun profilo. Biancaneve è del tutto inconsapevole di se stessa. Non ha mai pensato di danneggiare la regina, né sarebbe in grado di farla. Eppure deve morire, solo perché esiste. Punto. Si comprende bene come questa disposizione dell'animo umano stia alla base di un numero impressionante di comportamenti che hanno diretto rilievo nel mondo del diritto. Per cui occorre averla ben chiara, senza dolcificanti infingimenti. La fiaba ha il merito di illustrare immediatamente il punto cruciale dell'intera faccenda. L'invidia è un propellente potentissimo, da cui nessuno di noi può ritenersi immune e consiste sostanzialmente nella negazione radicale dell'altro. L'altro non ha diritto di esistere, deve solo sparire, indipendentemente dalle sue colpe o comportamenti. L'invidia si pasce dell'immaginazione e dell'incapacità di vivere il momento presente. È uno dei frutti più perversi dell'immaginazione perché ignora la realtà. Tutta la favola di Biancaneve sta lì a dimostrarlo. La regina, vera protagonista della storia, ignora del tutto i fatti.
si dilania esclusivamente a causa della propria fantasia distorta, perde la pace e perderà anche la vita, creando dal nulla un avversario davanti al quale finirà col soccombere, nonostante Biancaneve sia di un'inconsistenza disarmante, vera e propria insostenibile leggerezza dell'essere. Si tratta di un caso di profezia che si autoavvera. Tutto è frutto dell'immaginazione malata della regina, che potrebbe tranquillamente godersi potere e bellezza se solo riuscisse a ignorare quella ragazzotta inutile, che durante tutta la storia non immagina nemmeno di essere avversaria della regina. Ma il problema è tutto qui. Siamo giunti al punto della questione. La soddisfazione alla quale tende l'invidia vive sempre e soltanto nell'ambito di un rapporto di relazione e presuppone la soccombenza altrui. Come dice quel famoso proverbio inglese, felicità è guadagnare 10 pound più di mio cognato. Felicità non è guadagnare tanti soldi, ma anche solo 10 pound più di un tizio che tua moglie ti cita spesso come esempio di efficienza e di merito. Solo allora potrai essere felice. Allo stesso modo, alla regina non importa tanto essere bella e potente, quanto che non esista nessun'altra che possa superarla. Si tratta di una questione mentale, nient'altro. Tutto si gioca nella nostra testa. Ecco perché l'invidia è strettamente connessa con la causidicità che finisce col riempire i tribunali. Proprio perché non può prescindere dalla soccombenza del nemico. Ricordate la raccomandazione della regina al cacciatore? Portami qui il suo cuore. In alcune versioni, il cuore del cinghiale ucciso al posto di Biancaneve viene addirittura mangiato dalla regina. È necessario quindi entrare in possesso del cuore del nemico e magari mangiarlo. Non basta vincere. I particolari delle favole contengono informazioni preziosissime, mai secondarie. Pensate allora a quante controversie in meno ci sarebbero se solo riuscissimo a focalizzare bene questo fenomeno e ne traessimo i dovuti insegnamenti. L'invidia è una fonte inesauribile di comportamenti civilmente e penalmente rilevanti. La causa lontana e profonda di tanti giudizi è certamente rinvenibile nell'invidia, di cui tutti negano di essere vittime, ma che tutti frequentano assiduamente. Eppure non si può certo dire che ci abbiano nascosto la verità. Tutti noi da bambini abbiamo ascoltato e visto mille volte la favola di Biancaneve, ma non abbiamo imparato nulla. Non abbiamo imparato nulla, eh sì, sì. Questa versione, sì, poi che fa Lucio Bongiovanni delle favole anche sulla letteratura è più indicata per gli adulti, perché un bambino la favola di Biancaneve insomma si accontenta di quello che vede, ma tutto il significato che dà Lucio, certo, è diverso, particolare, sì. E giustamente le favole hanno tanto da insegnare. Infatti lo diceva, che le favole hanno questi contenuti che non devono essere non vanno dato per scontato, ma che contengono quasi, no, la perla preziosa, quindi quel significato particolare. È vero. Allora noi torneremo su storiedigiustizia.it, perché poi lì ce ne sono tante altre di storie raccontate da Lucio Bongiovanni, il nostro avvocato. Lo ringraziamo e adesso ci fermiamo qualche istante per una pausa, anche se fra Antonio sei andato prima, ma ormai l'abbiamo perso. Sì, se ne sta approfittando della mia presenza. Secondo me pure. Sì. Ed eccoci. Allora, buona Pasqua ancora. Auguri a chi si fosse Pasqua sintonizzato adesso. Adesso, sì. È cambiato fra Antonio, eh? È vero? Sono il fratello. Ah, ecco. Sì. Molti ci confondono proprio come fratelli. Sì. Ma di è vero, sangue. I frati ogni tanto sì. Chissà, forse gli occhiali, i capelli, poi l'abito, comunque insomma, ci accomuna. È vero. E fra Massimiliano Scolozzi, insomma, chi vede, chi segue a sua somiglianza sa che va in giro spesso con i padri della chiesa, ma oggi si è fermato qui. Sì, qui a San Giovanni Rotondo. Facendoci una bella sorpresa. Grazie, per chiudere grazie con la Domenica di Pasqua. Adesso io di solito mi collego con un vaticanista. Ma quindi anche voi andate a spasso la domenica? Sì, eh? Più o meno sì, però comodamente. Una chiesa in uscita, una Bravo, chiesa in uscita. Bravo, come dice sempre Papa Francesco. Noi non ce la facciamo scappare, questo invito, questo suggerimento. Ci colleghiamo con Giovanni Tridente, che è pronto per parlare proprio del nostro Santo Padre. Sì, sentiamo cosa ci dice. Buona domenica, buona Pasqua, Giovanni. Buona domenica a voi, buona Pasqua. Questa chiaramente ultima settimana ha,
ha tenuto banco tutta la settimana santa, che oggi si conclude con la gioia della resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. E se andiamo un po' a ritroso, possiamo dire che tra le ultime considerazioni che sono state fatte dal Santo Padre, una valenza molto importante in questi giorni precedenti alla settimana santa sono stati i giovani. I giovani, intanto, per una questione di riunione presinodale che ha avuto luogo, è un evento, diciamo, non classico in occasione del Sinodo, è stato fatto solo in due precedenti occasioni, nell'epoca di Giovanni Paolo II, e una riunione presinodale per preparare la riflessione di quello che sarà invece il Sinodo dei Vescovi di ottobre. A questa riunione hanno partecipato 300 giovani provenienti da varie realtà, anche esperienze di fede diversa, e hanno redatto un documento che servirà come strumento di lavoro per i vescovi. E a partire da questa considerazione, bisogna dire che il Papa ha fatto un appello ai giovani in più occasioni, anche la Domenica delle Palme, domenica scorsa, dicendo: non state alla finestra a guardare, datevi da fare, rischiate, fatevi sentire, gridate, perché la Chiesa ha bisogno di voi. Dall'altro lato ha fatto appello alla Chiesa ad accogliere i giovani, ad accogliere la visione dei giovani, ad accompagnarli, perché in fondo quello che emerge da questo documento in particolare è che i giovani hanno una sete di sapere, una sete di credibilità, una voglia matta, diciamo così, di essere partecipi del futuro e della società. C'è da tenere in considerazione che spesso si parla dei giovani come una categoria ormai spenta, persa, smarrita, e li si definisce come un qualcosa relativo al futuro. Invece, il richiamo che sta emergendo in questi giorni è che i giovani sono il presente, sono il presente, e a questi giovani va dato spazio. Gli anziani, dice il Papa, spesso non vi prendiamo in considerazione perché forse temiamo che non sarete all'altezza dei compiti che vi potremmo affidare. E dice ai giovani: se noi manchiamo in questo, gridate, cioè fatevi sentire, fate in modo che si possa riprendere un dinamismo che poi è reciproco, fruttifero per tutti e soprattutto per la società. L'ultima considerazione che possiamo fare in questo ambito è che questa riflessione accompagnerà la Chiesa nei prossimi mesi, ed è interessante questa visione giovane di Chiesa, perché in fondo, dice il Papa, la Chiesa è giovane, lo diceva anche Benedetto XVI, e deve camminare al passo con i giovani, li deve accompagnare e in questo modo cambiare il paradigma della società. Grazie, vi ringrazio anche per l'ospitalità che mi avete riservato in questo periodo, diciamo così, e vi rinnovo gli auguri di una santa Pasqua. E chissà quando ritorneremo a Roma, soprattutto nella sua somiglianza, perché poi a Roma, insomma, ne parlano tutti i canali di quello Certo, che accade certo. con Papa Francesco. Oggi, insomma, giornata speciale anche per il Vaticano, è Pasqua, La c'è cioè la funzione, poi la funzione, benedizione, messaggio Urbi et Urbi et Orbi, Orbi, beh, che è per la molto città e significativo. per il mondo, quindi per la Chiesa universale, ma possiamo dire per tutti gli uomini. Questo Diciamo. messaggio di salvezza, di speranza e di misericordia è rivolto a tutti i cuori. È vero, Sì. anche a chi non è predisposto, perché molte volte si mette un muro, no, Certo, davanti, e la porta chiusa, quindi invece la con la Chiesa. maniglia dal di dentro. Sì? E beh, Di che sì, e quindi immagine? sta alla persona accogliere questo invito e aprire la Che porta a questo bello. messaggio. Ma il Signore sta alla porta e bussa, e quindi lui col suo amore aspetta perché tutti aprano quella porta e accolgano il suo invito di amore. Che meraviglia! Allora, proprio Pasqua oggi, siamo felici come una Pasqua. Sì, infatti. Siamo felici come una Pasqua e proviamo un po' a vedere se il È tuo confratello è pronto. rimpatriato il girovago.
Fra Antonio non c'è, quindi ancora no. Però parlavo di Fra Daniele. Ah, e beh, sì, sì, il terzo. Quindi Fra Daniele da Pietrelcina, e per lui è una sorpresa, quindi vediamo la sua reazione anche. Ciao Fra Daniele. Eccoci carissimi, pace e bene a tutti voi l'augurio più bello di una buona e santa Pasqua. Cristo è risorto, alleluia. Auguri ad Anna Maria, auguri a Fra Antonio e a Fra Massimiliano, miei carissimi confratelli. Scusatemi se non sono potuto essere con voi in questa giornata, ma sapete bene che per i motivi pastorali, insomma, non ho potuto lasciare Pietrelcina. Quindi auguri a tutti voi, anche cari amici che ci seguite. Bene, quale messaggio dare oggi? Ecco, il messaggio francescano che possiamo dare in questa giornata. Ce ne sarebbero tanti, ma ho voluto prendere uno generico. In che senso? Sappiamo bene che Francesco di Assisi è l'uomo che ha messo al centro Gesù Cristo. Lo abbiamo detto tante volte in queste domeniche. Francesco di Assisi è l'uomo che ha scelto Gesù Cristo, si è lasciato scegliere e ha scelto Gesù Cristo e ha vissuto tutta la sua esperienza alla luce della Pasqua. Quindi voglio lasciarvi con questo brano, questa lettura tratta dalla vita prima di Tommaso da Celano. Tommaso da Celano evidenzia questo legame di Francesco con Gesù Cristo e dice così: era davvero molto occupato con Gesù. Francesco, Gesù portava sempre nel cuore, Gesù sulle labbra, Gesù nelle orecchie, Gesù negli occhi, Gesù nelle mani, Gesù in tutte le altre membra. Gesù al centro della vita di Francesco. Questo è l'augurio che in questa solennità di Pasqua voglio fare a me, ai miei confratelli, ad Anna Maria e a tutti quelli che ci seguono. Avere sempre al centro della nostra vita Gesù Cristo. È Lui la nostra risurrezione, è Lui che apre il sepolcro della nostra vita e ci fa risorgere a vita nuova, così come ha fatto con Francesco di Assisi. Anche questo sia per noi, cioè avere nella nostra vita un legame profondo con la persona di Gesù Cristo. E così certamente sarà Pasqua per me e per tutti voi. Allora davvero auguri di buona Pasqua e che il Padre San Francesco interceda per noi e ci doni la vera esperienza di Gesù Cristo. Pace bene e buona festa a tutti. Ciao, ciao Daniele. Fa effetto. Beh, certo, dare questo collegamento e ritornare qui in studio. Però io ti farei una proposta. Dimmi. Fra Antonio ti ha accompagnato in queste 17 puntate, oggi mi sono unito io, Fra Daniele è sempre lì, quindi noi siamo disposti ad accompagnarti per la prossima edizione. Ma io avevo intenzione di fermarmi, non lo facciamo sentire agli altri, proseguire più, però quasi quasi ci penso. Se ci la fermiamo per progettare la prossima stagione, questo per forza. Quanto è dolce, grazie. Vabbè, ci pensiamo, prendiamo un po' di tempo per pensarci comunque. Sì, abbiamo l'estate davanti, quindi possiamo pensarci tranquillamente. La compagnia fa piacere, questa compagnia mi fa piacere. Allora, sai che cos'è? C'è bisogno sempre di rispolverare un po' il catechismo, però certo. Noi lo facciamo in una maniera ovviamente più moderna, più all'avanguardia, con i mezzi che abbiamo. Alla portata di tutti. Poi sono piccoli video che piacciono molto anche agli adulti, perché sai, qualche cosa... Queste boccate d'aria che ci aiutano. Sì, e noi ne abbiamo uno anche oggi, 3 minuti di catechismo, Don Johannes Schwarz ce li ha donati lui, sentiamo un po' cosa succede dopo la morte. Che cosa succede alla fine della nostra vita? Beh, alla fine della nostra vita si muore. La morte consiste nella separazione di corpo e anima. E poiché l'anima è il principio della vita e dell'unità in un essere vivente, il corpo comincia a decomporsi non appena una persona muore, vale a dire non appena l'anima lascia il corpo. Ora, l'anima umana, come abbiamo detto all'inizio, è immortale, è qualcosa di spirituale, quindi non può cadere a pezzi o rompersi. Dopo la morte, l'anima umana giunge davanti a Dio. Lì riceveremo la ricompensa per il bene e per il male che abbiamo fatto. Questo processo è chiamato giudizio particolare. Nel giorno del giudizio particolare siamo assegnati al nostro destino d'eternità.
Questa assegnazione è definitiva, perché per l'anima separata dal corpo nessun cambiamento è più possibile. L'anima giunge davanti a Dio non appena lascia questo mondo. I teologi hanno descritto questa immutabilità dell'anima dopo la morte con questo esempio. Quando un albero cade, come cade, giace a terra. E così è con l'anima. Questo è il motivo per cui è importante se l'anima che lascia questo mondo sia o non sia in pace e amore con Dio. A parte il giudizio particolare subito dopo la morte, ci sarà anche il giudizio universale. Il giudizio universale avverrà alla fine del mondo, quando questo mondo e l'universo passeranno. Quando ci sarà il giudizio universale, anche il nostro corpo parteciperà del destino eterno dell'anima. I nostri corpi risorgeranno. Immaginare come saranno i corpi è ben più difficile. San Paolo paragona il nostro corpo sulla terra ad un seme e il nostro futuro corpo glorificato alla pianta che cresce da quel seme. Essi sono in qualche modo uguali e differenti allo stesso tempo. Il nostro corpo si trasformerà, ma sarà ancora il nostro corpo. Ma perché il corpo dovrebbe addirittura risuscitare dai morti? Dopotutto è così terreno. Beh, il fatto che i nostri corpi parteciperanno del destino dell'anima calza a pennello. Infatti, noi siamo dopotutto non solo anime, ma esseri con un'anima e un corpo. Il corpo è parte di ciò che ci rende un essere umano. Per capire quanto il corpo sia veramente parte di noi, utilizzeremo questo esempio. Se io tiro uno schiaffo a qualcuno, non posso dire «Wow, hai visto? Il mio corpo ha appena colpito il tuo corpo». No, una persona tira uno schiaffo ed una persona si prende uno schiaffo, poiché il corpo è una parte della persona umana. Ed è per questo che è giusto per il corpo, che ha partecipato del bene e del male che abbiamo fatto in questa vita, di avere posto nel destino eterno dell'uomo. Belli, Fra Massimiliano? Molto, molto belli. Ce ne sono tantissimi. Sì, sì, ma infatti in queste domeniche ho visto la base, no? Accanto alla Sacra Scrittura, il Catechismo è la base della nostra fede. Sono brevi, sintetici, sì. Così, e incisivi, arrivano dove devono arrivare, con questo messaggio. Dei raggi di sole che illuminano. Sì, anche i più adulti. I più grandi. Allora, io direi che, visto che Frantonio non arriva, abbiamo diritto anche noi ad una pausa, anche i nostri amici telespettatori. Che ci stanno seguendo. Insomma, fate quello che dovete fare, adesso i fornelli sono accesi, oggi pranzo di Pasqua. Queste belle tavole imbandite e ricche, anzitutto di armonia e di gioia. È vero. Sì, quando la famiglia si riunisce è sempre così. Festa, infatti. Allora, pausa, andate a fare quello che dovete, ma ritornate subito qui perché noi... Noi siamo qui e vi aspettiamo. Ok. Ancora buona Pasqua a chi si fosse sintonizzato soltanto adesso. C'è con me Fra Massimiliano al posto di Fra Antonio, l'abbiamo sostituito perché ormai insomma era diventato un po' vecchio. E sì, ogni tanto va detto, perché io penso che anche per chi ci segue da casa è una novità, abituati, non sempre con Fra Antonio. E penso anche, perdonate la nota personale, penso anche a mia mamma che tutte le domeniche vi segue, mio papà, la mia famiglia, vedendomi. Quindi cosa ci fa? Non lo so, mia madre sicuramente ha bloccato la cucina e si è fermata lì a guardare. Allora un saluto grande alla famiglia di Fra Massimiliano, alla famiglia di Fra Antonio, che comunque è da qualche parte, non si sa dove, eccolo. Non siete, io vi ho voluto fare una sorpresa, no, e guardate cosa vi ho portato. Che Pasqua sarebbe senza la messa, senza le cose, ma un po' di dolcezza ci vuole, serve, guarda, sì. Un po' di dolcezza sì. Serve, e così almeno possiamo rompere il nostro uovo. Anche noi alla fine della trasmissione. Ma mica lo facciamo adesso. Altrimenti dobbiamo andare avanti ancora. Altrimenti andiamo in pausa, mangiamo la cioccolata e la trasmissione non finisce più, insomma. Non va avanti. Ma dove l'avete vista una trasmissione, un programma con due frati conduttori? Da nessuna parte. Oggi non si sta capendo niente, infatti perdonatemi, io non so dove guardare perché per me è tutto nuovo, poi la gioia di avervi
Io ormai ero un vostro fan, vi seguivo dalla TV, ora sarà invece accanto. Oggi è qui, ecco, come diceva la grande Raffaella. È un sogno che si realizza. Vabbè, io li fermo perché sennò qua va, andiamo sì, avanti così. Appoggio l'uovo al c'è la paginetta, c'è questo è il luogo dei segni. E c'è la paginetta penna sì. Inchiostro dedicata a Padre Pio. A Padre Pio e quindi... Diventiamo un po' più sobri in questo momento, anche sì. Se c'è da festeggiare, perché Pasqua lo vogliamo ricordare, la gioia, il motivo della nostra fede. Mm-hmm. E allora, a proposito di incontri, Gesù, Padre Pio, ma ne parleremo dopo, adesso c'è un altro incontro, quello con Francesco Bosco, che dovrebbe essere in redazione, perché doveva passare di qua, ma ha avuto un contrattempo ed è pronto in collegamento. Eccolo qui, ciao Francesco! Buona domenica Fra Antonio, buona domenica Anna Maria. Io stavo venendo proprio da voi in studio, ma devo correre sul sagrato per un'intervista in diretta anche quest'oggi su Padre Pio TV, chiamati a condividere con i nostri amici, condividere questo giorno di Pasqua. Come abbiamo condiviso la bella emozione di Papa Francesco, anche quest'oggi vogliamo condividere con voi, cari amici, la grazia di questa straordinaria giornata. Quindi tanti cari auguri anche a te, Fra Antonio, anche a te, Anna Maria. A sua somiglianza termina qui, ma chissà, io faccio subito la proposta a Fra Antonio e ad Anna Maria di continuare, chissà, nei prossimi mesi, questa bella trasmissione che va a raccontare tutto quello che emerge dalla bellezza della domenica, della Pasqua del Signore. Andiamo nel 1920, velocemente. 1920, l'ho appuntato, l'arcivescovo di Simla si dichiara tardo a credere storie così straordinarie senza l'evidenza dei propri occhi. Allora cosa fa? Il 24 marzo di quell'anno viene qui a San Giovanni Rotondo, si vuole rendere conto di questo straordinario personaggio, di questo frate cappuccino. Siamo nel 1920 e lui che cosa dice? Ho esaminato bene le stimmate nelle mani di Padre Pio e ho parlato con lui lungamente. Vado via da San Giovanni Rotondo profondamente convinto di ciò che ho visto e sentito, che là, ascoltate, siamo nel 1920, a San Giovanni Rotondo abbiamo un santo, singolarmente privilegiato dal Signore con le cinque piaghe della passione e con altri doni che siamo abituati a leggere nella vita dei grandi santi. Ebbene, siamo nel 1920. A voi tutti ancora buona Pasqua, io vado, ciao. Bene, grazie Francesco, come sempre vedi Massimiliano, bravo. Francesco ci riporta sempre tante notizie belle su San Pio, sì, attualizzando sì, sì. Sempre il Vangelo. Ce lo fa conoscere ed è una curiosità più. Anche per noi, per chi ci ascolta a casa, per tutti gli amici, per tutte le persone che ci seguono, anche per noi stessi frati, insomma, certo, sapere queste notizie, scoprire sempre più qualcosa in più su questo grande santo che è il nostro amato Padre Pio. Mm-hmm. Sì, sì. Ah, ma qui scusate, ma mi avevo dimenticato Anna Maria, cioè, Salvemini, Anna Maria, che sì. È sempre con noi, c'eravamo un po' persi. Perdonaci, ma noi ormai, ma senza di te non possiamo andare avanti. No, senza te. Tu sei la regina della casa, quindi non puoi andare via. Soprattutto sono casalinga, sono mamma, sì, hai ragione. Però, insomma, ho visto che vi date da fare, insomma io posso, sono inutile. No, noi siamo come i due discepoli di Emmaus senza il divino viandante. Non possiamo andare avanti. Non esageriamo, diciamo che so cosa viene dopo, e voi siete impreparati. E quindi non puoi lasciarci perché non sapremo proprio come cosa fare. Solo per questo resto qui, altrimenti potete andare da soli perché a questo punto, fra Massimiliano, fra Antonio lo sa. Illuminaci. Sì, c'è Marianna Morante in collegamento da Pietrelcina, un contributo prezioso che ci dà ogni domenica insieme a tutti gli altri. Ciao Marianna, buona Pasqua. Ben ritrovati a Pietrelcina. Oggi in questa domenica particolare voglio percorrere insieme a voi attraverso queste poche immagini i luoghi che hanno visto nascere, crescere e diventare santo Padre Pio, i luoghi dell'incontro con Gesù.
Camminando per le vie di Pietrelcina, come pellegrini o semplici turisti, si attraversa non solo lo spazio, ma anche il tempo. Si scoprono costumi, tradizioni, stili di vita completamente diversi dai nostri. Si ha anche la possibilità di attingere linfa vitale da una terra, da un humus, che provochi in noi il desiderio di una dimensione abitativa più interiore, richiamati da qualcosa o dalla voce di qualcuno che ci faccia alzare lo sguardo verso l'alto. E al di là della storia di Padre Pio, scritta sulla scorta di documenti e testimonianze, c'è una storia non scritta e non scrivibile che Dio suscita nel cuore di quella innumerevole moltitudine di pellegrini che passano per Pietrelcina. Sono le infinite storie di conversione alla fede, di richieste condite con lacrime, di preghiere colme di gratitudine, di miserie umane riscattate dalla misericordia divina. Qui, come diceva Padre Pio, c'è stato Gesù e tutto è avvenuto qui. Qui potrete scoprire la semplicità, il candore, l'innocenza, l'orrore del peccato, quei tratti peculiari che delineano il carattere istintivo e puro, semplice e genuino, a tratti infantile, di Padre Pio, che insieme alla sua risposta generosa a Dio nel dolore ha trasformato il frate di Pietrelcina in uno dei santi più straordinari e amati della cristianità. E poi ci sono le bilocazioni, il profumo, le apparizioni soprannaturali, la preveggenza, i doni mistici e tante, tante meraviglie operate da Dio per mezzo di quest'umile frate. Qui Padre Pio ha incontrato Gesù. E l'incontro è il modo scelto da Cristo per cambiare la vita degli altri. Emblematico è quello con Paolo di Tarso, il persecutore anticristiano, che quando giunge a Damasco è ormai diventato un apostolo, Giovanni e Andrea, che trascorrono con il maestro tutta la serata, Simone, che diventa subito la pietra della nuova comunità, e poi la samaritana, il lebbroso che torna a ringraziare per essere stato risanato, la donna ammalata che guarisce sfiorando la tunica di Cristo. Insomma, incontri decisivi che devono indurre un cristiano, come afferma Papa Francesco, a non smarrire mai la memoria del nostro contatto con Gesù. Tutta la vita è un incontro con Gesù, nella preghiera, quando andiamo a messe, quando facciamo opere buone, quando visitiamo i malati, quando aiutiamo un povero, quando pensiamo agli altri, quando non siamo egoisti, quando siamo amabili, quando sbagliamo e chiediamo perdono nella confessione. In queste cose incontriamo sempre Gesù. E il cammino della vita è proprio questo, camminare per incontrare Gesù. Padre Pio dirà a Padre Benedetto, suo direttore spirituale, «Sono divorato dall'amore di Dio e dall'amore del prossimo. Dio per me è sempre fisso nella mente e stampato nel cuore». Queste due prerogative, amare Dio e il prossimo, lo spingevano a pregare sempre. Padre Pio pregava con l'amministrazione dei sacramenti, pregava con la recita del breviario, del rosario, pregava con la sua offerta vittimale, specialmente nella messa e nella confessione, con la quale ha attuato la vocazione a corredimere. Lo scopo di questa continua preghiera? Essere sempre in contatto con Dio e offrirsi per il bene spirituale e materiale dei fratelli. E questa è la vita cristiana, camminare, andare avanti, uniti come fratelli, volendosi bene l'uno all'altro. E allora chiediamo a San Pio di sostenerci con la sua intercessione per il Signore, suscitando quella fede forte e matura che ci porta a Dio. È l'omaggio più autentico che noi, suo popolo di devoti, possiamo tributare al nostro e vostro Padre Pio. Io vi aspetto a Pietrelcina con Padre Pio nel cuore. E visto che è l'ultima puntata, io voglio ringraziare te, Anna Maria, con affetto profondo per questa bella esperienza, per aver aperto, anzi spalancato, questa finestra su Pietrelcina, e la mia stima per tutto quello che fai, per il grande lavoro che svolgete tutti voi, dai tuoi colleghi, ai tecnici, gli operatori di regia, al direttore, al presidente. E poi permettetemi un saluto fraterno a Francesco Bosco, con il quale ho condiviso questo spazio dedicato a Padre Pio, ma tantissime dirette proprio qui
qui da Pietrelcina. Io auguro a tutti voi di continuare a essere i portavoci di quei valori cristiani che sono il futuro della nostra società. E allora resurrexit, come diceva Padre Pio, il grido di giubilo che la terra innalza da ogni angolo della terra in questo giorno. E aggiungeva: vi auguro una vita lunga, prosperosa, piena di benedizioni celesti e terrene. Auguri, auguri, auguri. Vi aspetto a Pietrelcina. Grazie Marianna, verremo, faremo senza un pullman, faremo. Resurrexit, sì, bellissimo. Alleluia, cantiamo nel re, da oggi si inizia a cantare Regina Cieli. Sì, sì, ritorniamo, sì, sì. Regina anche... Cieli, letare, alleluia. Alleluia. Non c'è più l'Angelus. Eh sì, è giusto, lo so, lo sappiamo, lo ricordiamo a chi ci segue da casa, ma io voglio fare un ringraziamento totale, pieno, profondo a Marianna che ci ha fatto compagnia. Abbiamo aperto, è vero, questa finestra su Pietrelcina fissa ogni domenica, chissà, ci ritroveremo presto, magari organizziamo una gita, andiamo anche noi a Pietrelcina perché è meraviglioso da visitare. C'è sempre la sua somiglianza dei dove dovremo invitare. Anche tutto il resto, insomma, e la puntata ancora non finisce qui. Se l'è ricordato, sì, 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 sì. Poi allora, queste belle immagini di Pietrelcina, Padre Pio quando è tornato a Pietrelcina, sì, è ritornato nella sua città natale, che bello, sì, sì, che durante bello, la misericordia dopo essere stato a Roma. A Roma. Va bene, e allora, grazie ancora Marianna, però poi ci risentiamo. Adesso ancora un'altra pausa, Non vi stancate. No, noi restiamo sempre qui. E anche voi, restate sempre lì. Non cambiate canale, ecco. Torniamo nuovamente insieme, sta per terminare a sua somiglianza, sempre con me. Oggi sono in compagnia gioiosa, festosa, è Pasqua, sì, fra Massimiliano niente, e fra Antonio. Un tripudio di esultanza, no, di gioia. Sì, non sì, sì, non sì. So, la scaletta la stiamo rispettando? Non lo so, nemmeno ecco. Io, però se non ci fanno segnali strani dalla non regia, arriva noi nulla. Andiamo avanti. Vabbè, andiamo avanti. È uno spasso anche durante le pause, quindi la gioia, insomma, è contagiosa, hanno contagiato tutti anche al di là delle telecamere, quindi grazie anche per questo. Grazie Donna Maria Salvemini. Vabbè, non ho parole, mi sento presa in giro. No, anzi, conoscendolo non lo sta facendo. Allora, sentiamo un giovane sacerdote. Ecco. Sì. Che abbiamo incontrato giovedì scorso, perché questa è stata una settimana, soprattutto il triduo, intensissimo, tanti impegni. Lo abbiamo incontrato giovanissimo, anche lui durante la messa crismale ha rinnovato le sue promesse sacerdotali. Sappiamo che in quella messa, ecco, appunto, ognuno rinnova il suo sì. Sì, lo voglio. E Don Maurizio ci ha raccontato un po' la sua storia, la sua breve storia, perché è giovanissimo e poi è sacerdote da pochi mesi. No. Ascoltiamo. Queste promesse sono ancora fresche, se vuoi annusare le mie mani sono ancora di crisma, sono ancora in garanzia, quindi già devo rinnovare queste promesse. Papa Francesco ci invita ad essere pastori che sanno di gregge, che profumano di gregge. Io voglio aggiungere un'altra cosa, a volte dobbiamo essere pastori che profumano di Cristo. Perché dobbiamo portare nel mondo questo profumo, perché come quel profumo lascia la sua scia, così anche la nostra donazione totale a Cristo e alla Chiesa deve essere diffusiva come l'amore, e donandoci senza riserve a tutti, indipendentemente da chi ci abbiamo, dei giovani o degli anziani o degli adulti, questa cosa lascia dei segni nella gente e la nostra testimonianza di vita parla prima di tutto con la nostra presenza che con le parole. E questo credo che sia la cosa che attiri di più, una presenza che si fa vicinanza, una presenza che si fa profumo, una presenza che, come dire, con la nostra umanità fa vedere quella che è l'umanità di Cristo. Cioè noi siamo chiamati ad essere suo prolungamento, soprattutto con gesti concreti di umanità. Prima di tutto che con parole, dottrine, insegnamenti ex cattedra. Un bel esempio lo dai anche con le parole adesso, in questo momento. Oggi saranno benedetti gli oli che poi i parroci porteranno ognuno nelle proprie comunità, insomma. E tu non sei parroco ancora, no, perché sei giovanissimo, però frequenti i giovani seminario. E i giovani sono anche protagonisti del prossimo sinodo. Vedremo anche in processione alcuni giovani portare offerta i doni. Ti senti molto vicino a loro anche in questo percorso che stanno facendo? C'è stata tanta preparazione, c'è ancora tanta preparazione? Diciamo che, ho iniziato il mio ministero lì
da dove ho iniziato il mio cammino vocazionale, ecco, da giovane tra i giovani nuovamente. E come dire, Monsignor Castoro, che mi ha dato fiducia dandomi questo ministero, quello di essere, come dire, una guida, un modello per i giovani, per le vocazioni, che ovviamente quando parliamo di vocazioni parliamo di vocazione alla vita, alla felicità, alla santità, indipendentemente che poi qualcuno possa abbracciare la vita consacrata o meno. E, come dire, io mi sento vicino ai giovani perché mi sento giovane, sì, sono giovane, molto più facile per te. E quindi, come dire, come sono vicino a quelli che sono i miei coetanei, vivo le loro stesse dinamiche, le loro stesse paure, le loro stesse gioie, i loro stessi slanci, e quindi questa cosa mi facilita anche, come dire, a parlare quel linguaggio di vita che, come dire, ci accomuna. Cosa ti aspetti per il futuro? Essere preti è stupendo, no? È meraviglioso. Allora, diciamo che la vita mi ha insegnato a vivere la giornata. Questo non è, come dire, un motto, come dire, vuoto, relativista, ecco, che punta alla leggerezza, ma ossia vivere la giornata lasciandomi guidare dal Signore. Non essere io l'ideatore dei miei progetti, di quello che può succedermi nella vita, ma lasciarmi guidare, affidarmi e fidarmi, come dice proprio il Salmo 89, se non sbaglio. Insegnaci a contare i nostri giorni per giungere così al cuore della sapienza. Perché credo che a volte, ecco, il Signore va al di là di quelli che possono essere i nostri desideri, i nostri progetti. Perché, ecco, noi a volte vogliamo che si realizzino i nostri desideri, però a volte le sue promesse sono molto più grandi e molto più forti. Non riusciamo nemmeno ad immaginare. Per questo, ecco, mi affido a Lui e mi lascio condurre, mi lascio guidare. Allora, noi ti affidiamo a Lui, ti affidiamo agli altri sacerdoti per partecipare alla celebrazione eucaristica. Ti ringraziamo di cuore. Grazie a te, Anna buon Maria. Cammino. Grazie. Gloria in excelsis Deo. Siamo sempre invitati a pregare per i sacerdoti, ci invita anche Papa Francesco a pregare per lui stesso, insomma, sì. E quindi, insomma, ci fa piacere avere queste giovani vocazioni. Voi siete nel diaconato. Pregate anche per noi, che siamo in quest'anno di diaconato. E stiamo completando ancora l'anno, e quindi prossimi al sacerdozio, quindi possiamo... Ne parleremo a lungo, sì, anche ecco, perché vi faremo seguiremo. Una puntata speciale. Magari sì, sì, vi una seguiremo. Puntata sul nostro pre, durante e post. Pre. Intanto state sicuri che preghiamo per voi. Grazie. Quindi, insomma, preghiera assicurata, così siamo a posto. E noi invece abbiamo una web serie all'interno di A Sua Somiglianza che è arrivata all'ultima puntata. L'avete seguita tutti, quindi siamo arrivati a quale puntata? Alla tredicesima. Tredicesimo episodio, sì. Gesù ha parlato al mio cuore freddo. Finalmente. È una famiglia fra Massimiliano, sì, che ha avuto diversi problemi, qualcuno era lontano dalla fede, poi insomma si è avvicinato e ha scoperto il senso appunto della fede, il senso della vita. Quindi insomma è stato interessante questo percorso che abbiamo fatto insieme, molti seguivano proprio le puntate, solo le puntate a volte, non tutta la sua somiglianza, ma bentornato a casa sono state densi di significato. Beh, di questa certo, come poi l'hanno realizzato dei ragazzi di una parrocchia, quindi è ancora più un segno di speranza, e sì, quindi ancora più importante. E per questo ringraziamo Emanuele Renzi. Guardiamo l'ultimo episodio, non perdetelo. Locandine e montaggi video per i tuoi eventi parrocchiali. Scopri tutto sul social Pane Fresco, laboratorio di Chiesa Digitale.
cosa guardi, papà? Quante cose possono accadere in una comunità così piccola? Quando avevi 8 anni, mi hai fatto una domanda alla quale non ho mai risposto. E quale domanda? Tu mi chiedesti come accadde che Gesù, voltandosi, mi guardò lungo il cammino. Sai, credo che ci abbia provato tante volte, ma il mio cuore era duro, freddo, e i nostri occhi non si sono incontrati per tanto tempo. Ma poi deve aver pensato di mandare tutto il suo esercito in mio aiuto. E nella mia vita mi ha fatto conoscere delle persone meravigliose. Una moglie che non ha mai smesso di amarmi, anche dopo la sua morte. Il miglior figlio che un padre possa sperare di avere. Oh, papà, anche tu sei il padre migliore che un figlio possa avere. Bellini! A tavola! Siamo arrivati all'ultima parte, è lo scatto finale di A Sua Somiglianza per quest'anno. Facilmente mi vengono le lacrime oggi. Voglio ringraziare Emanuele Renzi, abbiamo appena visto l'ultimo episodio della webserie, bentornato a casa, grazie Emanuele, grazie di cuore. Ci hai fatto compagnia insieme a tutta anche il resto degli amici, di tutti coloro che hanno partecipato a questa webserie. Adesso c'è l'appuntamento con l'agenda della Chiesa e questa volta
dà uno sguardo nella rete, ma non sbuca dalla rete, perché qui Lucy, benvenuta. Ciao, finalmente ci vediamo dal vivo. Infatti, diciamo che avevamo questi collegamenti a distanza, okay. Però sempre presente, e ti ringraziamo di cuore. Io anche ringrazio voi, tantissimo. Dai, aspetta, dacci prima gli appuntamenti, poi ci svioleniamo un po'. Va bene, ci commuoviamo insieme. Okay. Allora vado, sei pronta? Vai. Martedì 10 aprile prenderà il via il corso Le scritture dei libri e delle carte, la parola scritta dal Medioevo a oggi, incentrato sull'affascinante millenaria storia della scrittura. Organizzato in 7 appuntamenti, 6 lezioni e un laboratorio, permetterà di osservare da vicino splendidi codici miniati di epoca medievale, rare carte d'archivio e antichi libri a stampa. Sarà anche un'occasione per riflettere sul rapporto dell'uomo moderno con la scrittura, in quest'epoca sospesa tra parola scritta e parola digitata. Il primo incontro è fissato, come ho detto prima, per martedì 10 aprile alle ore 17:45 presso il Museo Diocesano Tridentino. Per partecipare è necessario iscriversi seguendo le iscrizioni sul sito www.bweb.chiesacattolica.it nella sezione eventi. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi ne farà richiesta. Anna, questa era la prima notizia. Io procedo, vado avanti. Vai avanti. No, ho finito, Anna, ne ho altre due. Il Museo Diocesano di Genova, in collaborazione con l'agenzia di viaggi La Via, organizza da anni il viaggio del museo, un appuntamento che ormai è giunto alla sua 9ª edizione. Ogni anno, intorno ad un tema e con la compagnia di viaggiatori appassionati, si va alla scoperta di borghi suggestivi, meravigliosi giardini e paesaggi d'incanto. Per scaricare il programma dell'iniziativa e dare la propria adesione, è necessario andare sul sito www.museodiocesanodigenova.it. L'ideale, insomma, anche perché arriva la bella stagione, le belle giornate, sì. Certo, dell'ultima caldo. Dacci giusto due righe, perché sì. Poi, insomma, abbiamo da fare lunghi saluti e ringraziamenti. Siamo arrivati quasi al termine. L'ultima notizia riguarda il nostro amatissimo Papa Francesco, che è stato qui da poco, okay. Tra l'altro. Veloce. E a marzo si è festeggiato il 5º anniversario, sì. No, del pontificato di Papa Francesco, e il sito delle Paoline ha dedicato una sezione dello speciale Papa Francesco per questo suo anniversario. E ci sono tutti i prodotti che raccontano la storia di questa importante figura. Ci sono encicliche, riflessioni e massime per approfondire la spiritualità e la grande umanità di questo pontefice. Bellissimo questo appuntamento, ricordiamoci degli eventi che abbiamo vissuto insieme. Io ti ringrazio di cuore. Frantonio non c'è, ma lo incontrerai andando via, sono va sicura. Noi chissà quando ci rivedremo, perché tanto tu comunque sei impegnata. Sì. Giovane, ha un sogno nel cassetto, speriamo si realizzi. Grazie. Noi pregheremo anche per questo. Grazie Lucy. Grazie a voi, grazie tantissimo. A te per la disponibilità, per la generosità, per la simpatia. È sempre presente in tutte le nostre adesso puntate. Adesso mi commuovo io, va bene. No, adesso lanciamo insieme. Don Roberto, sì. Fischer, te lo ricordi? Il sacerdote, quello sprint che ci piace tanto. Radio fra le note. Note. Amici del cittadino, diretta su Radio Fra le Note, su Teleradio Padre Pio e Telepace Chiavari. Auguri, buona Pasqua, il Vangelo della Pasqua, il Vangelo della Resurrezione. Partiamo dalla terza posizione, ok? C'è un'opera incompiuta, il sepolcro di Gesù. Chissà sui giornali quante polemiche. Vedi, non si finisce mai niente, in genovese non finiscono mai niente, lavori incompiuti, buche da tutte le parti, persino il sepolcro è incompiuto. Sì, perché la morte è un'opera incompiuta, non è l'ultima parola. L'ultima parola è la vita, è la resurrezione. Le donne arrivano al sepolcro, devono ancora ungere il corpo di Gesù. Quindi non è ancora finito, però ormai non serve più. La morte è un'opera incompiuta. Stop, è finita lì. Ciao. Terza posizione. Seconda posizione, lo stile di Gesù. È una grande festa. Gesù è risorto e la festa ha tema, colore? Bianco. Infatti c'è, li accoglie un ragazzo vestito di bianco. E da lì, ecco perché al battesimo ci regalano la veste bianca. Ecco perché i chierichetti si vestono bianchi. Sì, è il colore della santità. Della purezza.
vero? La festa a tema, il tema della purezza, della santità. Se vuoi far festa con Gesù ti devi vestire così. Anzi, è lui che ti fa così, bianco come la neve, puro e candido come la neve. Seconda posizione, veniamo alla prima posizione, tutto va a rotoli, tutto va a rotoli, tutto va a rotoli. Come la? Come la pietra. Esatto. Del? Sepolcro. Quindi quando qualcuno ti dice che tutto va a rotoli, tu dici, aspetta, una cosa rotola, che è la pietra via dal sepolcro, quindi non è vero che tutto va a rotoli, perché Gesù è risorto. Quindi una bella notizia c'è, è che noi risorgiamo con Lui, e Lui è forte, è invincibile, e vince tutti i nostri problemi, li supera con noi, ci aiuta, vero? Sì. Era la prima posizione. Adesso vi salutiamo e vi facciamo anche tanti auguri. Rebecca, Gloria. Come ti chiami? Carlotta. Daniele. Auguri, facciamo un po' di auguri. Ciao, da Sara. Sara. Auguri. Glenda, auguri. Matilde, auguri. Martina, auguri di buona Pasqua. Luca. Gabriele. Tanti auguri anche a Michela dietro la telecamera. A mio tre, auguri di buona Pasqua. Uno, due, tre. Auguri di buona Pasqua. Abbiamo ascoltato Don Roberto Fischer, vi consiglio di continuare a seguirlo, anche se a sua somiglianza termina, quindi la possibilità di ascoltarlo qui non c'è, ma lo trovate sicuramente sul web. Io purtroppo sono abituata ormai ad avere puntate tormentate, resto sola, sono doppiamente in compagnia, adesso sono di nuovo sola, non lo so. Un parapazzo, gran finale con la rottura dell'uovo. Con tutto l'uovo già pronto per essere divorato. È l'onore. Grazie, mi hanno fatto una sorpresa. Sì. Infatti avevo visto... Come ci vogliamo organizzare. Avevo visto sparire l'uovo. Con la carta poi la tagliate e per il Corpus Domini lanciate insieme ai petali delle rose la processione. Ah, che bella idea! Non la sapevate, sì. Ve la diciamo noi perché quindi molti si taglia, tra cui San Severo, tante altre parti, la buttano. E l'effetto è spettacolare dai balconi. Tutto per Gesù. Tutto per bellissima, Gesù. Questa cosa non la sapevo. Quindi non consumate la carta, non buttatela nel fuoco, non la buttate nell'indifferenziato, dove nella plastica. Questa è proprio roba da ecco, le maestre di scuole elementari. Sì, no, da devozione popolare paesana. Sì. Bella idea, avete visto? Vi abbiamo regalato anche questa idea. Allora, fermi tutti. Sì, facciamo vedere. Ecco. Stiamo per Ma è chiudere. Pasqua, dobbiamo ancora attendere. Sì, un attimo. Vabbè. Dobbiamo ringraziare Fra Massimo. È giusto. Guarda, questo spazio ce lo prendiamo tutto per noi. Allora, termina sua somiglianza per quest'anno. Per questa stagione. Non sappiamo se ritorniamo, non sappiamo chi ritorna. Magari ci sono loro due, magari ce Senza ne sono di te, altri. No. Sì, può essere, può succedere, però noi vi auguriamo di essere sempre di più a sua somiglianza, che poi è il messaggio che abbiamo voluto portare avanti dall'inizio, è vero Fra Antonio? Dalla prima puntata fino ad oggi è stato proprio un percorso per essere sempre più a sua somiglianza e con la Pasqua trasfigurati, pieni di gioia, proprio dopo aver incontrato, permeati della sua luce, dopo aver incontrato il volto del risorto. Ecco, adesso proprio vogliamo essere a sua somiglianza e andare in tutto il mondo e dire questa è la bellezza per le strade del mondo. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa, c'è posto per ciascuno alla sua mensa. Va bene, abbiamo anche cantato. Serviva la canzoncina. Certo, a conclusione. Allora, ringraziamo Fra Massimiliano che oggi con questa sorpresa ci ha fatto compagnia durante la Quaresima. Vi ringraziano i padri della chiesa che avete invitato. Grazie, che onore. Fra Daniele, poi Francesco Bosco e Nicola Morcavallo che fanno parte della redazione, ma sono stati con noi tutte le domeniche in compagnia di Don Michele Nasuti. Francesco Bosco qui dalla redazione ogni tanto faceva capolino anche qui nei nostri studi. Poi ringraziamo Paolo Pugni con i suoi caffè, Lucio Bongiovanni con questo, abbiamo toccato punte alte, insomma. Per leggere il Vangelo attraverso una cosa così semplice e bella che erano le fiabe. Esatto. Tante volte i film, bello. Tante volte anche, insomma, tante, o i libri anche. Poi ringraziamo Marianna Morante, splendida collaborazione, preziosi contributi, ci ha fatto conoscere ancora meglio Pietrelcina, ci ha fatto conoscere ancora meglio la figura di Padre Pio. Io non mi voglio commuovere, voglio andare avanti perché poi ci ritroveremo con
con tutti questi amici. Poi ringrazio Giovanni Tridente, che ha fatto sempre tanta fatica per collegarsi con noi e parlarci del Santo Padre. Poi ancora, io spero di non dimenticare... Devo ringraziare Don Roberto Fischer. Don Roberto Fischer. Che sempre con il suo sì. Ci ha spezzato il pane della Radio parola. Radio Fra le Note e ancora. La scoperta di a sua somiglianza, Piero Infante. Piero Infante. Don Padre Ernesto della Corte. Padre Ernesto della Corte. Anche, insomma, io dimentico sicuro qualcuno. Ma tanti, tanti hanno contribuito a rendere bella questa Lusi questa che abbiamo sì, che ci ha raggiunti qua per quest'ultima puntata. Grazie a tutti. Se abbiamo dimenticato qualcuno, se abbiamo dimenticato. Sì, l'ho detto, Paolo Pugni col caffè, oggi poi dal Santuario del Divino Amore, anche... spettacolare. Noi ci ritroveremo, Paolo. Si dice di solito, vero? I cameraman. No, non lo devi dire. Ah, non lo devo dire. Io vedevo che si sbracciavano ecco. Per far segno. Ci siamo sì, perché infatti. Io volevo fare uno scherzetto. Ah, ecco. Ringraziamo tutti infatti... i collaboratori di studio, come si allora, ringraziamo perché comunque l'impegno anche per andare in onda e soprattutto il loro. Antonio Lalla alle camere, Vito Ciavarella, Roberto Viscio, poi si sono alternati anche altri tecnici, grazie bravi, a tutti. Bravi, grazie e pazienti, anche a... pazienti oggi con me, non so cosa hanno fatto, però grazie. Ti preoccupa, poi ti rivedrai su YouTube, ecco, le nostre certamente. Puntate sono tutte su YouTube. Noi vi auguriamo una buona Pasqua in buona famiglia. Pasqua. Tanti tanti auguri di buona Pasqua e buon tempo pasquale. E adesso Anna Maria, pronti l'uomo. Oh, vai. No. C'è anche la sorpresa, buona certo. Pasqua. Buona Pasqua, buona Pasqua a tutti voi. Intanto un bacio. Thank you.